Salve a tutti amici, un saluto al vostro Corrado Esposito Personal Trainer. Eccoci qua ragazzi, parliamo della settimana che sta per arrivare. Allora, sarà una settimana con dei piccoli cambiamenti, piccole variazioni. Io ultimamente mi sto rendendo conto che guardare la bilancia è abbastanza inutile, perché il mio corpo sta mutando bene. Non a caso ragazzi, ho una definizione molto più accentuata rispetto a prima. Mi fa ridere quella serie di capre che vengono sotto i video a commentare in maniera assolutamente assurda, dove è normale che io vi banno, perché io non vi permetto di fare disinformazione sotto i miei canali. Come quello che mi ha scritto: hai visto? Sta ingrassando! Hai detto che sta ingrassando! Ma chi l'ha detto? Io ho messo peso. Ingrassare e mettere peso è diverso. Io ho messo peso, ragazzi, per il semplice motivo che il mio corpo, dopo anni in cui io ho mangiato meno quantità proteica del previsto, io non ho mai fatto diete proteiche, pure l'anno scorso in questo periodo facevo una dieta completamente sballata rispetto ad ora, facevo una dieta con pochissimo nutrimento e molte meno proteine. Quest'anno sto mangiando tantissime fonti proteiche, il mio corpo sta facendo rifornimento, si sta rigonfiando di proteine, di massa muscolare magra. Ecco perché io sto calando di peso, di grasso, però peso di più. Ragazzi, si vede, si vedono i muscoli più definiti, si vede che il giro vita si sta assottigliando, però alla bilancia ho messo mezzo chilo, perché il corpo sta levando il grasso, sta mettendo la massa muscolare. Non a caso quest'anno mi sento proprio gonfio, mi sento in forma, mi sento braccia belle gonfie, non c'ho problema. Devo dimagrire sicuramente, devo perdere altro peso, devo perdere altri 5-6 kg, ma sto comunque tenendo un'ottima massa muscolare magra. Questo è il discorso, per chi lo vuole capire, per chi capisce l'italiano. Come al solito vi iscrivetevi al canale e lasciate un like. Ora, qual è la realtà? Farò delle piccole modifiche. Sto riducendo un po' i condimenti. Mia mamma purtroppo cucina un po' alla vecchia maniera. Quindi ha abbondato un po' di olio negli ultimi mesi. Allora, mo gli ho detto 3 cucchiaini d'olio per condire la carne, l'insalata e la pasta. E basta. Ridurrò un po' i quantitativi, magari dai 100-110 grammi di pasta arriverò agli 80-90. Farò delle piccole modifiche che andranno, secondo me, a incentivare la perdita ulteriore di massa grassa, perché io quello sto perdendo, ragazzi. Io almeno ho perso 6-7 kg di massa grassa finora, e lo vedo in base al mio fisico, vedo gli addominali più definiti, vedo i fianchi che stanno calando, mi entrano pantaloni e robe che prima non mi entravano, adesso mi vanno molto meglio. Perciò questo è l'obiettivo della settimana. L'allenamento questa settimana sarà un allenamento dove farò tutti i set giganti, quindi alleno le spalle, faccio trapezi, military press, alzate laterali, alzate a 90 gradi, alzate frontali, tutti di seguito, facendo 4 giri per ogni esercizio di tutti questi esercizi. Quindi metterò da parte i circuiti funzionali, farò quest'altro genere di allenamento, vediamo un po' come va. Mi piace variare, mi piace provare varie cose, perché io sono fatto così, non riesco a focalizzarmi su una cosa sola e fare sempre quella, ma annoierei. Quindi aggiustiamo un po' le ultime basi della dieta, che già è ottima. Farete con l'altro, la roba che mangi tu, io la mangio, ma problemi vostri ragazzi, cazzi vostri. Cioè io seguo youtuber che dalla mattina alla sera mangiano cose a base di integratori. Io seguo video di youtuber che dalla mattina alla sera mangiano solo roba artificiale a livello di integratori e mangiano i biscotti proteici, gli yogurt proteici, quelli proteici. Allora che fa? Quelli si avessero potuto già morire, oppure dovrebbero essere enormemente fuori forma. A me quello che mangiate voi, ma che me ne frega a me? Ma ognuno fa quelli che pare. A me fa ridere quelli che vengono a giudicare. Voi ragazzi vi dovete levare il vizio, lo dico sempre, pure sugli altri canali che ho, di giudicare. Voi non conoscete nulla di me. Gente che mi scrive tu qua, tu là, non sa la percentuale di grasso, non sa se possa avere delle patologie, non sa nulla, non sa com'è il mio metabolismo, non sapete nulla e parlate, statevi zitti. Perché può parlare un professionista che prende dati scientifici sul tuo corpo e quello può parlare. Non potete parlare voi da dietro la telecamera, non sapete manco chi so, non sapete nulla. E parlate. Allora, guardate quello che io metto per prendere quelli più intelligenti e furbi, per prendere delle... per prendere consiglio, per avere un'ispirazione quando non vi va bene qualcosa. Non rompete i coglioni, non fate i professori, perché di professori, se io voglio sentire il consiglio dei professori, ragazzi, ci stanno fior fior di personal trainer agonistici su internet, pago 100 euro, 200 euro, quelle che si... prendo il consiglio da loro, non da gente che ne sa meno di me e mi viene a... Ma sotto, lasciate perdere, voglio, non ci abbiamo bisogno. Io lo dico sempre, io se devo migliorare più di quello che già so,
Lo faccio con dei professionisti di altissimo livello col curriculum, anche in ambito videogiochi, per esempio corro online. Se io devo migliorare per correre, non vado a seguire il corso di Giovanni Fraccazzo. Pago un professionista che corre in categorie altissime e mi faccio seguire. Non ha senso, come fanno molti, sentire il consiglio di gente che fa cose a caso, prova cose a caso e dà consigli. Voi non lo sapete. Io so che il percorso che sto facendo mi sta portando a levare il grasso e a preservare la massa muscolare. La massa muscolare pesa tanto. Io ogni volta che sono rientrato in palestra a settembre, quando mi fermavo in un mese, mettevo 4-5 kg subito. Mi rigonfiavo subito di massa magra. Perché il mio corpo è tendente a esplodere all'improvviso. Allora. Ed è tendente a ritenere i grassi radicati. All'inizio si perdono i liquidi. Ecco perché ho perso subito 4 kg al volo. Altri anni che pesavo di più, io perdevo 10-15 kg il primo mese, poi per levare gli altri 5, 6, 10, s'aveva fatica. Sto facendo il cardio al top, anche oggi che non mi sarei dovuto neanche allenare a livello cardio, ho fatto 30, vabbè, 300 calorie a tavoletta. Oggi sarebbe stato il giorno di riposo, non mi sono fermato, quindi non mi concederò giorni di riposo, mi concederò solo duro allenamento perché voglio calare. Siamo a giugno inoltrato, non posso aspettare a fine agosto. Però sto favorendo la mia massa muscolare, non sto assolutamente mettendo a rischio la mia massa muscolare, non sto assolutamente facendo nulla che possa intaccare il lavoro fatto quest'inverno, che è stato un lavoro importante. Quindi ci saranno cambiamenti, ci saranno miglioramenti. Gli integratori sono quelli, sto prendendo solo proteine che già c'ha dentro un po' di creatina, un po' di aminoacidi, un po' di glutamina, sto prendendo il bruciagrassi, 2 capsule al giorno, non voglio esagerare, non me ne frega un cazzo. Farò i soliti 45 minuti di cardio per ora eliminando l'HIIT, sto camminando 10 passi, 10.000 passi al giorno, che è importante, sto facendo un lavoro importante su tutta la linea che mi sta facendo arrivare ad avere una qualità muscolare maggiore. Chi se ne intende mi sta vedendo, mi ha detto: Corrà, si vedono tanti dettagli che non avevi. Quindi, se i dettagli si vedono e il corpo inizia a smaltire, c'è un motivo. Se io stessi mettendo grasso, il corpo non si dovrebbero vedere i dettagli. Cioè, vedi quando la gente parla e non sai che cazzo dici. Comunque, come al solito, ragà, iscrivetevi al canale e lasciate un like se vi va. Ci sono gli abbonamenti, se volete consigli specifici, sto preparando dei video specifici per il livello di abbonamento da 7 euro, dove guardando quei video potete avere veramente un input in allenamento in più. E in più c'è la mia scheda, chi si vuole far fare la scheda da me, sia in massa che in definizione, ci sta il livello di abbonamento, quello più alto, e mi faccio la scheda. Ci saranno dei cambiamenti come sempre, non stravolgimenti, perché ragazzi, quest'anno sto andando più lento del previsto, ma sto salvaguardando tutta la massa muscolare che ho messo durante l'inverno e che sto mettendo ancora, ripeto, io ancora adesso sto mettendo massa muscolare. Non a caso l'anno scorso mi vedevo molto più snello, l'anno scorso mi vedevo con le braccia più piccole, le spalle più strette. Quest'anno sto salvaguardando quello che ho costruito con fatica, perciò per me è importante ora continuare a costruire con fatica e con impegno la mia massa magra, tenerla dentro il corpo, non bruciare a caso. Quindi, chi pensa che io abbia detto che io ho messo peso, ma peso di massa muscolare, non peso di grasso? È ben differente la cosa. Vediamo un po' cosa accadrà. Chiaramente io probabilmente mi ripeserò anche mercoledì, vediamo un po', perché secondo me questa settimana ho oziato anche un po' nell'ambito live e giocate col volante. Chi mi segue sugli altri canali sa che io la sera faccio sempre 2 barra pure 3 ore di volante. Il volante è pesante, quindi quando tu guidi per tante ore comunque bruci altre calorie. Non l'ho fatto perché mi sono un po' scazzato e ho deciso di lasciare perdere questa settimana. Questa che arriverà si ritornerà a giocare col volante, a fare parecchie cose, che è l'obiettivo. Quindi sappiate che ci sarà anche questa componente. Vedremo, vedremo il risultato. Io intanto continuo ad allenarmi, continuo a dare tutto, continuo a impegnarmi perché sono convinto che quest'anno faremo un fisico definito e grosso come poche volte nella mia carriera ho avuto. Fatemi sapere che ne pensate, cosa state facendo voi, chi sta facendo la definizione. Scrivete i commenti: Corrado, sto facendo questo ciclo, sto facendo questa cosa, sto facendo quest'altra. Ci vediamo nei prossimi video del vostro Corrado Esposito. Ciao, voglio. Oh, oh, oh. Oh!